Regina, non è questo. Però non ricordo il titolo. Ci sono tante cose di Schumann senza titolo. Che rabbia! Qual è? Domani a Milano compro da Ricordi tutti i valzer di Schumann. Vai a Milano domani? Sì, mamma. Te li faccio spedire subito, così lo cercherai. Allora domani non ritorno. No, mamma. Ed io senza di te, cugino bello? Come farò a trovare il tuo valzer senza titolo? Se lo indovini, cuginetta bella, quando torno ti faccio un regalo. Che cosa? Ci penserò. Io quando voglio fare un regalo so anche che cosa voglio regalare. E io no, manco di fantasia. No, tu manchi di cuore. Che parolone. Bisticciate? Giulio è sempre più insopportabile. Tu non lo sopportare. Vuoi bere, mamma? Sì, c'è del caffè. Ah, va bene, don Ludovico. Lei sta diventando un asso. Oh, lei mi fa troppo onore. Ah, male. Sono giù di mano. Ignappasati. Vuoi vedere, zio Ippolito, che don Ludovico ti fa cappotto? Ho proprio paura. Sei charmant. Sei charmant. Giulio. Che cosa vai a fare a Milano? Piccole faccende. Il sarto, una commissione per la nonna. E non puoi ritornare per l'ora del pranzo? Ne approfitto per prendere una boccata d'aria. Ah, a Milano? Ma sì, di settembre è magnifica. Certo più di Varese. Ci sono meno milanesi. E il cova è pieno di inglesine. Allora torni sabato. O domenica? Ma come, non mi dicevi niente? Ma sì che te lo dicevo. Questa sorella più grande è così gelosa e così paurosa che a un ragazzo di 20 anni lo considera ancora un bamboccio. E si stupisce se dopo un mese che sta qui, buono buono, con lei, col papà, con l'amico Decio e tutto il noioso parentame sparso nei dintorni, e il curato che viene la sera a giocare a carambola, si stupisce se va per qualche giorno a Milano. Di' la verità, vuoi che ti chieda il permesso? È così? Allora te lo chiedo. Mammina, mi permetti di andare a Milano? Sì. Grazie. Ti porterò dei marron glacé. Sei un tesoro. Faccio partita adesso, non tocco più una stecca. Farmi battere da un novizio. Sarebbe rigolo. Lucio Galvaniscotti a Milano, vero? Come lo sai? Dal giornale. Non l'ho letto. Però lo sai? Sì, mi ha scritto. Ah. È per questo che tu vuoi andare a Milano, vero? Anche per questo. No. No, 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 vero Giulio? Dimmi di no. No. Era una grazia che ti avevo chiesto. Me l'hai negata, non se ne parla più. Giulio! Ma no, mamma, te l'ho detto, non se ne parla più. Non sono più un ragazzo e tu vuoi che lo sia ancora. Volevo staccarmi da questa vita stupida e odiosa. Giulio! Ma sì, odiosa, meschina, cretina. Non hai voluto, va bene.
Adesso di che cosa hai paura? Che sono d'accordo con Lucio, che vado a Milano per scappare con lui. Giulio! Ti ho dato la mia parola, sta tranquilla. Per ora. Ho 20 anni. Devo obbedirti. Riparleremo fra un anno. Sei crudele. O lo sei tu con me. E 50. Zio Ippolito ha vinto. Come sempre. Merci. Lei, Don Ludovico, ha perso con tutti gli onori. Sa che a Milano Ippolito passa per essere uno dei più forti a carambola. Al club non lo batte nessuno. Don Ludovico, lei è abbastanza forte adesso. Da domani metteremo una posta. Purché sia modesta. Povero prete di campagna. Ebbene, io giocherò denaro e lei delle indulgenze per l'anima mia. E così se perde non ci rimetto. Sa va? Signor Ippolito, lei scherza? Sì, mio marito scherza. E non ha sempre lo scherzo felice. Lo perdoni. Mariolina, perché non offri qualcosa da bere a Don Ludovico? Ippolito, la pipa, ti prego. Scusa, mi credevo. Con la finestra spalancata. Perché non si siede, Don Ludovico? E il bambino del tiraboschi come va? Fuori pericolo, donna Bianca. Ad ogni modo, lo farò visitare dal dottor Borciani, che deve venire a trovarmi. Come sei buona, zia. Eh sì, i 4 mesi che rimane qui in campagna non ci sono più sofferenze. Ah, se tua zia fosse qui anche d'inverno. L'inverno è duro. Ma la zia provvede anche quando non è qui? Oh, se provvede. Ma il denaro non basta sempre. E la sua presenza, donna Bianca, talvolta è meglio del denaro. Allora, se è vero che lei mi vorrebbe qui anche d'inverno, si rallegri. Chi lo sa? Oh, zia, che dici? Ha sentito? Ho sentito. E non si meraviglia? Donna Bianca ha quest'idea da un po' di tempo. Ma non l'ha detto che a lei? Ah, già. Lei è il suo confidente. Ma davvero, donna Bianca? Sì, ma non subito. Non sarà per quest'inverno. E verresti a stare qui sempre, senza muoverti più. E Giulio... E zio Ippolito? Ma zio Ippolito non ha bisogno di me, può benissimo vivere da solo a Milano. Ma Giulio! Mariolina, sei curiosa. Scusa, zia, ma è un progetto terribile. Terribile? Ma sì, per una ragazzina come me che vive sola con la nonna. Se mi manchi tu a Milano, bella vita sarà la mia. A meno che la nonna non faccia come te, e allora anch'io. Quassù per sempre. Che allegria. Ma via, via, via.
La nonna d'inverno non lascerebbe la sua casa di Milano neanche per un regno. Ma allora? E allora, se non avrai nessuno per condurti a tennis, a teatro, ai balli, ti rimarrà il tuo vecchio amico Decio. Un vecchio amico troppo giovane. Vuoi scherzare, Mariolina? Ho 30 anni più di te. Quanti ne hai? 17? Eh sì, quasi 30 anni. Ma lei ha la disgrazia di non dimostrarli. Ah, sarei un cavaliere compromettente? Allora sai cosa faccio? Ti sposo. Che ne dici di questa idea? Che vale quella della zia. Viva la sincerità. Il telefono. Questa è la nonna. Sei tu? Nonna! Sì, sono Mariolina. Chi c'è? A nessuno, il curato. E naturalmente Decio. Decio! Sì. Ora domando. Zia, la nonna domanda se mi fai accompagnare o se deve mandare la charrette. Ma non lo so, lei Decio esce? No, donna Bianca. E poi mi rifiuto di accompagnare Mariolina. Non mi vuole né come cavaliere né come promesso sposo. Ippolito, tu esci. Ma sì, facevo conto di salire dalla contessa Bice per fare un bridge. Bene, allora puoi riaccompagnare Mariolina. Mesilva Sandea. Mi accompagna? Zio Ippolito! Sì, nonnina. D'accordo! Tanti saluti a tutti. Che hai detto? Il curato. Ah sì, glielo dico! Ah, senti, nonnina, te lo dico al telefono perché a dirtelo in faccia arrossirei. Sono stata chiesta in sposa! Mamma mia! Da chi? Indovina! Da Decio! Che gli devo rispondere? Che è matto da legare! Già fatto! A fra poco! Tu non la passi liscia! Ma via, Decio, non la tormenti! Don Ludovico, la nonna la invita a pranzo da noi domani o dopodomani. Oh, troppa grazia! Prima donna Bianca, poi la nonna marchesa! I miei parrocchiani diranno che mi do alla bella vita. Non si faccia pregare. Allora, quando? Domani. Dopodomani è sabato e devo andare a Milano. Allora andremo assieme. Io parto sabato. Vuole già andarsene? Amica mia, sono vostro ospite da 15 giorni. Li ha contati? Quest'anno Decio si è annoiato. Ma che dici? Gli altri anni ci regalava almeno un mese. Tornerò in ottobre. Voglio fare una corsa ex le Ben, ve l'ho detto. E poi una settimana da mia sorella, gliela debbo. Allora in ottobre. Ci conto. Giulio, perché non chiudi le finestre? Fa freddo. Impegno la mia stanza fin d'ora. Oh, non ce n'è bisogno. La stanza di Decio è sacra. Nessuno può occuparla. Sai, la occupo da 20 anni. Mi trattano come un vecchio. Di cui bisogna rispettare le abitudini. E lei, Don Ludovico, come mai va a Milano? Vado a salutare un amico, un giovine prete che parte per un paese lontano e selvaggio. Missionario? Sì. Ecco una vocazione che non capirò mai. Viaggiare sì, ma fin dove si può dormire in vagon lì? O al Grand Hotel, non ti pare? Sì, naturalmente. E dove va questo suo amico, in Cina? No, in un paese che non so neppure dove sia, l'Oltre Giuba. Parte lunedì con una spedizione. La spedizione Galvani Scotti. Ah, lei sa. Lucio Galvani Scotti è mio amico. L'ha esplorata lui quella regione, sulle orme di Bottego. Ha trovato qui dei capitali. Hanno costituito una grossa compagnia per lo sfruttamento del territorio che ha l'appoggio del governo. E adesso ci torna con larghi mezzi, ingegneri, medici, operai, soldati. Non sapevo ci portasse anche un prete. E invece sì. Perché si può morire e aver bisogno di conforto, tanto più così lontano dalla patria. E poi anche per studiare se è possibile convertire quelle genti. Così si è rivolto alle missioni. E io confesso di invidiare un po' quel giovine sacerdote mio amico. Lei, Don Ludovico. Se avessi 20 anni di meno. Giulio, esci. No! Povero ragazzo.
perché poi non vogliate lasciarlo andare. Don Lodovico, lei ha commesso una gaffa. Santo cielo, che ho fatto? È il cauchemar di Giulio, non poter partire per quella spedizione. Sua madre non glielo permette. Oh, non sapevo. Chiedo scusa, donna Bianca. Perché, don Lodovico? È il Galvani che gli ha montato la testa. Ti inganno. È Giulio che era andato a offrirsi al suo amico. Non immaginava che sua madre gli avrebbe negato il consenso. Come avresti dovuto negarglielo tu? E perché? Se è una vocazione. Il desiderio di fare qualcosa di diverso. Chissà, un sogno di gloria. A 20 anni. E i pericoli? Via. Molto relativi. Enfin, bonne nuit. Vieni, Marilena. E tu lascia me sola la pena di convincerlo. Ma Cher, sai che posso ben poco su Giulio. Non hai mai saputo prenderlo. Sai, io è che mi assomiglia così poco. Somiglia soltanto a te, nostro figlio. E apro tu, non puoi averla avuta da me l'idea di quel viaggio. Io vado solo a Parigi. No. Pigliatela piuttosto con Decio, che lo ha fatto tanto viaggiare. Sì, ma non al Polo, in Africa orientale. No, dunque la colpa è mia. Non se la prenda, Decio. Non sa quello che dice. Grazie. Sei nervosa stasera? Donna Bianca, mi duole che io... Ma no, scusi lei invece. La spedizione parte a 18. Dopo non se ne parlerà più. E Giulio si rassegnerà. Credo, io no. Perché? Perché nessuno mi cava dalla testa. Che l'oltre giù è un pretesto. Giulio ha qualcosa da parecchio tempo in qua. E se non ve ne siete accorti, ebbene tanti, vuol dire che io lo osservo e lo capisco più di voi. Forse perché sono più calmo. Cosa vuoi dire? Mariolina, vai a vedere se è pronto l'automobile. Che cosa vuol dire? Che quel ragazzo ha qualcosa che lo tormenta. E poi, nessuna passione più per nulla, neppure per i cavalli, neppure per il tennis, lui, campione di Lombardia. Amore? Forse. No, alla sua età l'amore è per le cocotte. Pardonnez-moi, messie l'Iquiré, ma anche lei di questo mondo, per l'amore gli occorrerebbe denaro. E a me, non chiede un centesimo. A te? No. A te? A me? Ma sei pazzo. E allora? Cerce! Potresti cercare anche tu. Sei suo padre. Certo. Ma ci urtiamo facilmente. Meglio tu. O meglio ancora Decio. È il suo più intimo. Esageri. Non te ne voglio. Dieu mon garde. Ma ad un amico ci si confida più che a babbo e mamma. E sia sa, bonne nuit. Mariolina? L'automobile è pronta. Good night. Ha sentito Decio? Non sarà un uomo troppo intelligente, ma è un furbo. E vede più che non si creda. L'Africa è un pretesto. Giulia ha qualche cosa. È possibile che io non me ne sia accorta. Oh no, una mamma come lei. Su via, donna Bianca. Quella di Ippolito non è che una sciocca supposizione. L'idea di Giulio si spiega perfettamente, senza cercare una ragione recondita. È giovane, forte, intelligente, ansioso di tirarsi fuori dal comune. È più che naturale che, colpito dall'impresa di Galvani Scotti, si sia fatto prendere dalla smania del nuovo, dell'avventura. Il signor Piccardi ha ragione, donna Bianca. Cosa ancor più spiegabile, amica mia, se pensa che il suo grande amore per Giulio, amore che chiamerei spasmodico, le ha fatto seguire nell'allevarlo dei metodi sì ammirabili da un certo punto di vista, ma che presentano dei pericoli. Lei lo sa, don Ludovico. È arrivata sino al punto di fargli troncare gli studi dopo la licenza liceale, perché a Pavia non ci voleva andare lui. E a Torino, a Bologna, non ce l'ha mandato lei perché erano troppo lontane. Cose da pazzi! Ma così lei lo lascerebbe partire? Per l'oltregiuba? Mai! Ma cercherai qualcosa.
E perlomeno non mi tormenterei per scoprire un mistero che non esiste. E adesso dov'è? Ha detto che non usciva. Giulio? Maurizio, hai visto Giulio? Giulio? Cosa c'è? Ah, sei lì. Che facevi? Fumavo. Puoi fumare anche qua. Fa freddo fuori, no? Che freddo. Sì, è fatto tardi, donna Bianca. Devo andare. Buonanotte, don Ludovico. Stia di buon animo. Fuochi di paglia. Signor Piccardi. Se non la vedo prima, sabato partiamo assieme. Ma qui c'è bisogno che un buon amico come lei resti qualche giorno di più. Arrivederci, Giulia. Buonanotte. Un écarté, donna Bianca? O un bridge col morto, Giulio, ti va? Per fare quattro morti. Grazie. Grazie anche per tua madre. Scherzavo. C'hai lo scherzo funebre. Allora, donna Bianca. No, io vado nella mia camera. Perché non sei uscito? Per andare dove? C'è tanta gente qua intorno. A far visita mi secco, giù a Varese mi secco. Ti secchi per tutto. Sfido dappertutto i soliti pettegolezzi stupidi. Che superuomo. Non mi seccare, ti prego. Giulio, perché non vieni ad ex con me, ti va? No, grazie. Perché? Non mi divertirei. Come puoi dirlo? Se Decio è così buono da portarti con sé. Oh, Decio è la bontà personificata. Mi condurrebbe per mano, mi terrebbe lontano dai pericoli. E io non resisterei. Ne ho abbastanza delle sue grandi metropoli, delle sue città termali, dove c'è tutto fuorché la sincerità. Boom! Lasciatemi stare, lasciatemi in pace, in nome di Giulio! No. Tu sei in collera con me? Ma no, mamma, che dici? Madonna santissima! Giulio. Lascia. A che ti succede? Tu fai soffrire tua madre. Dunque una ragione ci deve essere. È un mese, forse un anno che ti osservo, lo sai? Perché ti voglio bene. Dimmi, che hai? Ho bisogno di libertà, di stare solo, di andarmene. Andartene? Sì. E tu dovresti convincerla, faglielo capire. Bisognerebbe che capissi anch'io prima. Ebbene, capisci? Ma che cosa? Ma che cosa? No, Giulio... Io non posso fare questa vita. Io non posso essere un signor Querceta. Qualunque. Non voglio. Sì, vorrei assumere un altro nome, rifarmi un'altra vita. Ma che dici? Non posso più vivere qui, ecco. Ma non so come dirlo a mia madre. E mio padre, quello che dovrebbe essere mio padre... Ma che dici? Ma sì, è un padre quello. Povero uomo. Mangiare, bere, divertirsi a modo suo, vestirsi a Londra, parlare mezzo francese. Questa è la sua vita. Eppure stavolta è lui che ha capito. Lui, senza sapere perché, mi lascerebbe andare. Forse perché non gli importa niente di me. Ma lui non conta qui. Lui è il signor Querceta, il marito di sua moglie e allo stesso tempo il più estraneo degli estranei. Ma che dici? E io la vittima. Sì, la vittima dell'irragionevole amore di mia madre che sarebbe pazzamente gelosa il giorno che io avessi un amante. E devo vivere qui, accanto a lei. Vegetare qui. Diventare un uomo insignificante. Giulio! Come... E fra qualche anno sposare Mariolina. Fare dei figli.
se ci riuscirò, se non li farà un altro al posto mio. Ma che dici, sei pazzo? No, non sono pazzo, è la verità. Dunque è vero, la spedizione africana è un pretesto, ha ragione tuo padre. Mio padre? Ah, così ha detto? È straordinario, è solo che capisce lui. Che capisce che cosa? Ma no, che può capire? Se capisse. Senti, io forse sono niente per te, ma tu sei qualcosa per me. Ti ho visto tutti i giorni da quando sei nato. Io ti ho insegnato a cavalcare. Io ti ho dato le prime lezioni di scherma. E poi hai viaggiato con me, perché ispiravo fiducia a quella santa donna di tua madre, a cui mi lega un'amicizia intima e devota, fatta di ammirazione e di rispetto. Perché l'avrai capito, non è sempre stata felice tua madre. Ora te lo posso dire perché sei grande. Tuo padre è un ottimo uomo, ma fra loro non si è mai formata quell'intimità, quella comunanza di pensieri e di sentimenti. E tua madre, che è una donna che ha una delicatezza e una sensibilità superiori, tanto più si è attaccata a te. Continua. Io ti sto facendo l'elogio di tua madre proprio a te, che per fortuna la conosci bene e la adori come merita. Tu non ti devi meravigliare se io mi interesso tanto a te, perché io ti ho avuto sempre come un fratello, come un piccolo fratello, come un figliolo, direi. Adesso sei diventato grande. E se ti facessi la paternale mi manderesti al diavolo. Basta un papà nella vita. Due sono troppi, Giulio? Continua. Che ti devo dire? Quello che mi hai detto prima mi ha scosso, perché ho visto in te uno strano turbamento. E una ragione ci deve essere. Forse è successo nella tua vita un fatto nuovo, ignorato da tua madre, da tuo padre. Da me. Vuoi confidarti? Non c'è nessun fatto nuovo. Non è vero, qualcosa c'è. E questa tua insistenza a tacere è assurda, direi offensiva. Mi tratti da estraneo? No, non ti tratto da estraneo. Ed è per questo... Ed è per questo, avanti, Giulio! Tu lo sai. Io? Sì, tu. Tu solo. Io solo. Ma Giulio, che pensi? La verità, babbo. Che hai detto? Quello che stavi quasi per dire, ma di cui non sei stato capace. Tu sei mio padre. Ma tu come... Come hai... Zitto! Ma ci siamo traditi! Zitto! Non vorrei che tua madre sappia. Oh no. Questo mai. E ora capisci perché devo andarmene? No, non capisci. Giulio... Io devo dirti tutto di me, di lei,
di te. Devi sapere. Devi perdonare. Dai, zitto! Ti scongiuro. Zitto! Sono io che devo parlarti. Tu non hai niente da dirmi, basta quello che so. Quello che non so non mi riguarda, non voglio saperlo. Io ho bisogno di andarmene. Non è possibile che tu non capisca. C'è una porta chiusa davanti a me, devi aiutarmi ad aprirla, questo ti chiedo. Altrimenti muoio soffocato, capisci? Giulio, ascolta. No, devi capirmi dopo tutto. Se ho il tuo sangue nelle vene, mettiti nei miei panni. Che faresti il giorno che la tua coscienza si risvegliasse d'un tratto? E tu vedessi, tu capissi che è vero quello che per anni è stato solo un dubbio vago. Eppure un dubbio. Una sensazione. Uno strano malessere appena avvertito. Dimmi, che faresti? Non rispondi. Con le tue parole mi hai dato un tormento e una gioia. Una gioia? Io non so nemmeno che cosa accade dentro di me. Sono felice. Sono desolato. È una catastrofe. O la liberazione. Non so. Dentro di me c'è un tumulto di sentimenti opposti. No, Giulio, aspetta. Lasciami dire. Poco fa, quando mi hai parlato di là, e mi hai detto che io dovevo capirti. Io solo, e mi guardavi. Sai di che cosa ho avuto paura? Che tu credessi che io fossi l'amante di tua madre, l'amante e basta. E invece è diverso, capisci? Poi tu mi hai chiamato babbo. E io non so neppure quello che è successo dentro di me. Poi un altro terrore mi ha preso. Sono io. Siamo noi. Lei e io che ci siamo traditi. Ma come? Come? Se nella vita non abbiamo avuto che una preoccupazione, rispettarti e rispettare la tua casa, rispettare il tuo nome. Sì, il tuo nome. Perché non ne potevi portare un altro? Perché dartene un altro sarebbe stato il crollo, la rovina. E come fai a saperlo? No, non dire così, Giulio. Non ci siamo mai traditi, vero? Né con un atto, né con una parola. No. E allora come? Quando? Che importa? E perché ti torturi e mi torturi? Non è questo che conta. No, Giulio. Non dobbiamo sapere. Io devo essere armato. Pensa, Giulio. Domattina rivedremo tua madre. Non vorrai che ci legga in viso. Oh no, lei no. E morirebbe. Allora dimmi tutto. Armami contro il pericolo che lei indovini. Chi è la carogna che ha parlato? Dimmi tutto, chi è stato? Nessuno. No, non mentirmi. Una lettera anonima. No, la vostra gelosa segretezza non è bastata. O non è stata la voce del sangue? Io sono la più bella prova che la voce del sangue non esiste. Era di una tale evidenza. Evidenza? Tu eri sempre per casa. Come un amico, come un fratello di tua madre. Già, e così apparivi ai miei occhi sino a che sono stato un bambino. Più tardi ci avevo fatto l'abitudine. Solo a volte un'inquietudine indistinta. Su cui non volevo fermarmi. Continua. Piantala! Ma se quello che è avvenuto è male, se può essere la catastrofe, come tu dici, e se volevi evitarla, allora tu avresti dovuto scomparire. Perché venne il giorno, e doveva venire, non l'avete capito, che io cominciai a dubitare. La tua amicizia per noi mi parve un fenomeno. Tu, ricco, intelligente, non avevi altro mondo che noi. È vero. E venne anche il giorno che mi stupì che tu non avessi una donna. E ora non tormentarmi più. Giulio, devi dirmi tutto. È necessario. E allora vi ho spiato. Sì, è orribile. Ma dovevo scoprire qualcosa che vi tradisse. Nulla. Anche da soli vi davate del lei.
non un gesto, non uno sguardo. E la certezza che fra voi non ci fosse nulla fu per me una liberazione. E poi? Poi la rivelazione. Una benda che casca d'un tratto. Capii che non eri più il suo amante, ma che sei mio padre. Che c'è un mistero alle mie spalle. Un mistero? Ma non voglio conoscerlo. So che non sono un quercete e mi basta. E non posso accettare il fatto compiuto, il volere della legge. Mi avete dato un po' di cervello, una coscienza. Non posso chiamarmi... Piccardi? E allora voglio chiamarmi non so chi e andarmene. Dove? Come? Non so. Almeno finché si plachi questa angoscia. Una parentesi tranquilla, senza gridi. E bada, senza gridi perché la mamma non sappia. Non dubiti neppure per un istante. Un pretesto, insomma. E quale migliore pretesto di quella spedizione? Aiutami, ti prego. Se mi aiuti, mi salvi. No. Devi sapere cos'è quello che tu credi un mistero. No! Sì, Giulio, perché devi misurare la colpa. No, non c'è nessuna colpa. Io sento così, lasciami sentire così. Il passato io lo conosco, è quello che mi sono ricostruito da me. Una tua spiegazione potrebbe solo immiserirlo, se non profanarlo. Stai zitto. Lasciamelo com'è, il mio passato. Giulio. Giulio. Dio, e lei? Avrà visto che non sei in camera. Decio. Evidentemente è stata anche in camera tua. Guai se ci vede. Giulio. Giulio! Donna Bianca! Oh, dov'è Giulio? Sarà in camera sua. No, non c'è. Sono entrata anche da lei. Speravo che foste insieme. Forse sarà uscita. No, Maurilio mi ha detto di no. E allora, dov'è? Decio. Perché quella faccia? Che è stato? Che cosa mi nasconde? Dov'è Giulio? Eh? Oh, oh, Giulio! Giulio, Giulio, Giulio! Giulio mio! Giulio. Piangi? Ma perché? No! Mamma, no. Mamma, non è cambiato nulla, sono sempre il tuo Giulio, mamma. Mamma, aiutami tu. Amica mia, Giulio sa che non c'è colpa in noi, e se c'è è soltanto mia. Ed è soprattutto la colpa di non essere sparito dalla vostra vita. Contro di lei, Bianca, nulla. La venera, è qui ai suoi piedi, lo ascolta. Mamma, mamma. Tu sai. Tu sai, è lui che ti ha detto... No, lui non mi ha detto nulla, nulla, ti giuro. Nulla? E allora che cosa sai? Che cosa sai, povero figliolo mio? Che cosa sai? È per questo, vero? È per questo che tu vuoi andartene via? Sì, è per questo. Vedi, mamma, io ho bisogno di allontanarmi da questa casa, di respirare un'aria diversa, vedere altra gente, occuparmi, stordirmi. Tu lo capisci? Discorriamo, eh? Come dei buoni amici che discutono un caso della loro vita. Mamma mia, adorata. Tu lo capisci questo bisogno che io provo? E in fondo è un piccolo sacrificio che ti chiedo.
Ne hai fatti tanti per me, farai anche questo, vero mamma? Sì, un viaggio, un bel viaggio, vuoi? Un lungo viaggio con Decio, eh? E io potrei venire con voi, con te. No, mamma, no, non essere cieca, lo sei da 20 anni, sforzati di capire. Un viaggio, noi tre, perché la gente parli ancora di più. La gente? Niente, niente, perdonami, ma non è questo, capisci una buona volta? Che può farmi un viaggio? Durerà un mese, 2, 6 mesi e poi sarò qui di nuovo, come oggi. No, mamma, ho bisogno di fare qualcosa che mi risollevi ai miei occhi e agli occhi della gente. Non riuscirò, tanto peggio, ma almeno non diranno più che sono uno che si gode la vita tra due padri in attesa dell'eredità dell'uno e dell'altro. È questo che ti hanno detto? Ah, no, in faccia no, gli avrei spaccato il muso. Fantasie che ti sei messo in mente. Ah, fantasie? Anni fa un veglione, quel brav'uomo di mio padre, ispirato dallo champagne, per animare un po' la festa, esclama: mio figlio è figlio del mio miglior amico. L'ho sentito raccontare tempo fa e per riguardo a me non hanno fatto nomi, ma lo hanno raccontato per vedere la mia faccia. Non è cattivo il nostro piccolo mondo. A voi due non vi tocca. Tu hai fatto quello che tanti fanno. E mia madre è rispettata perché in fondo il mondo è giusto e capisce che neppure una santa messa accanto a quell'uomo. Giulio! E lo scherno, i sogghigni, oltre che per il signor Quercita, sono per me. E io per Dio mi ribello! Giulio! Già, ma come posso ribellarmi? Gridando in piazza che non è colpa mia se non porto il nome di mio padre. O con un viaggio. Sì, ma che sia ben lontano, fuori del mondo civile, del mondo che sa, che osserva, che commenta. Per questo l'oltregiù è l'ideale. Laggiù c'è da farsi anche un nome nuovo, un nome mio, soltanto mio. Sta zitto, guarda tua madre, sei pazzo. Sì, sono pazzo, lasciatemi andare, lasciatemi andare! Dai, ce lo fermi. Tu vuoi che io muoia? Qui, stanotte, di dolore, di vergogna. Questo non muterà la situazione. Non ti darà un altro nome. Sì, tu sarai libero, sarà una liberazione perché sarai libero di andare dove vorrai, di fare quello che vorrai. Ebbene, io non ti trattengo più. Partirai domani stesso, se vuoi. La liberazione te la do. Anche senza morire. È il mio castigo. Il giusto castigo. Doveva venire. È venuto. Mamma, perdonami. Ero pazzo. No. No, 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 povero figlio mio, tu non sei pazzo. No. Tu sei tu, che devi perdonarmi. Ancora. Sempre. Il nostro piccolo mondo è buono, mi hai detto, mi risparmia. Ma non c'è scusa per una donna. Non ce n'è mai. Senti le attenuanti. Forse. Ma io non ti dirò quali furono le mie attenuanti, come mi maritai e la miseria, cominciata pochi mesi dopo il giorno delle nozze. No, no, non ti dirò niente. A che servirebbe? Io so da me che se anche fossi stata la più infelice, la più disgraziata delle donne, questo non mi avrebbe dato il diritto. Ma ti scongiuro, abbi pietà di me adesso. Sì, sì, Giulio, tutta la mia pietà. E non ne avessi. Basterebbe il mio pudore di donna per non farmi dire anche quello che potrebbe scusarmi ai tuoi occhi. Ma ci sono
due cose che io devo dirti. No. Sì. Ci sono due cose che devo dirti, che posso dirti e che tu puoi ascoltare senza tormento. Non adesso, non adesso. Quando? Se te ne vai, chissà se ci rivedremo mai più. No, 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 adesso. Adesso, adesso. Adesso. Ascoltami. Il giorno che mi accorsi di aspettare un figlio, un impulso forse assurdo ma irresistibile del mio cuore mi spinsero dinanzi a mio marito e gli dissi: sono madre. Dirgli questo era come dargli il diritto di uccidermi o di scacciarmi, perché egli già da molto tempo era un estraneo per me. Che cosa potevo fare? Andarmene, ribellarmi. Pensai a mia madre, pensai a mia sorella, che sarebbero state le vittime innocenti di quello scandalo. E poi pensai alla creatura che avrei messo al mondo. Mi rassegnai. Mamma, c'è un'altra cosa che devo dirti. Tu avevi 6 anni. Una sera Decio aveva pranzato da noi a Milano e si era nel salotto dopo pranzo, mio marito, lui ed io. Non ricordo a proposito di che, ma sorse una disputa tra me e mio marito. Una delle solite. Forse uno dei suoi scherzi sguaiati, volgari, che mi irritavano. E tu... piccolo, entrasti correndo proprio nel momento in cui egli, fingendo una rabbia allegra e ironica verso di me, diceva: beh, visto che sei di pessimo umore, io me ne vado al club. Ti lascio Decio. Speriamo che il tuo migliore amico possa rasserenarti. E uscì sbattendo la porta. Tu, impaurito da quella uscita, fissasti i tuoi occhioni su di me, poi su Decio, senza muoverti, senza parlare. Dovetti chiamarti, ma tu rispondesti appena al mio bacio e poi uscisti senza salutare Decio. Oh, ebbi un tuffo al cuore. Quei tuoi occhi che si erano posati prima su di me e poi su Decio. No, 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 non poteva essere, non era. La mia ragione mi diceva che la mia paura era assurda. Perché tu, povero piccolo mio, ma tu che cosa potevi dubitare? Però Giulio, quella sera io compresi. Io vidi lucidamente ad un tratto e lo dissi a Decio che il nostro amore doveva morire, doveva trasformarsi in un'amicizia fraterna. Tra noi due non ci poteva più essere che un solo amore. Tu, Giulio, la nostra creatura. E Decio comprese, sai, e da quella sera egli non fu più altro che un amico per me, il migliore, il solo. Bisognava rispettare la tua innocenza, non arrischiare mai più di distruggerla o di macchiarla. Quella sera io cessai di essere una donna.
per essere solo una madre. Vivere, vivere per te, soltanto per te. Mi parve che fosse l'unico modo per riscattare la mia colpa. Non ne avevo nessun altro. Ed ero giovane, sai? Ero innamorata. Sì, innamorata, sì. Posso, debbo dirlo. Innamorata. Mamma. Basta, ho finito. Non ho più niente altro da dirti. E ora te ne andrai. Te ne andrai. È giusto. Quello che hai detto poco fa è vero. C'è chi, noi che non l'abbiamo veduto prima di te. Te ne andrai. Te ne andrai, caro. Quello che io ti ho dato è così meschino, vero? Così. No? No, 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 non piangere, non piangere, guarda, non piango più neanche io. Anzi, mi sento come sollevata ora che ti ho detto. Te ne andrai. Quello che ho potuto darti nella mia sventura è così poco. Era tutto quello che potevo. Amore mio. Amore mio. Non più, mamma. Non più. Domani parleremo, decideremo. Adesso siamo esausti. Lo vedi? Non ti regge più. Lo vedi che non ti regge più? Paura. Di che? Sei con me.
venuto troppo presto? Va bene. Aspetterò. Il signor Ippolito è uscito, ma tornerà subito, sarà qui per la partenza. Il signor Giulio è andato a salutare la nonna Marchesa. Il signor Decio è ancora nella sua camera. Va bene, aspetterò. Vuole posare la valigia? Grazie, me la tengo accanto sotto gli occhi, se no a rischio di dimenticarla. Ho così poco l'abitudine di viaggiare. E così, Maurizio. Partenza. Buondì, Mariolina. Come sta la zia? Puoi immaginare. Non si siede. Che faccia buia, signorina. Vorrebbe che ridessi. Ma chi poteva immaginare? Solo ieri l'altro. Questa fuga generale. Parto anch'io, è tutto dire. Ma lei torna domani. È la sua valigia? Sì, era di mio nonno. Oh, senti, Mariolina, non sfigurerà nell'automobile dello zio, che ti pare? Oh no, è bellissima, così raffinata. Lo sai che è il mio primo viaggio in automobile? Da qui a Milano lo chiama viaggio. Su via. Non bisogna piangere adesso. Non resti mica sola? Già, con la nonna. Oh, signorina, non si alzano le spalle quando si nomina la nonna. Ma è vecchia, sta fra il letto e la poltrona. Che divertimento. E poi c'è la zia, donna Bianca. Basta vederla adesso, figuriamoci quando Giulio non ci sarà più. Ecco. Ora ho capito. Oh, buon Dio. Che cosa? Il discorso di ieri l'altro, di stabilirsi in campagna. Prevedeva la partenza di Giulio. Oh, magari ci si stabilisse. Ma lei è un bel egoista. Oh, forse anche tu non puoi dirlo al parroco. Però è vero. Ma c'è proprio bisogno di Giulio nel... Come si chiama? Oltregiuba. Tu vuoi bene a Giulio, vero? Sicuro. È mio cugino. E allora, per quanto possa dispiacerti che se ne vada lontano, devi pensare che va a fare qualcosa di utile all'umanità. Comincia a pensare all'umanità di qui. Ah, ecco Decio. La faccia a lui la predica adesso. Oh, Don Ludovico. Buongiorno, signor Piccardi. Ciao, Maria. Madame Gella in camera? Ce l'hai con me? Certo. Bella. E che colpa ho io? La colpa di tutto. Io? Io? Sì, lei, perché se non si metteva dalla parte di Giulio. Io? Sicuro, tant'è vero che parte anche lei. Che cosa ci va a fare poi nell'oltregiuva? Ci piglierà dei reumi alla sua età. Grazie dell'augurio. Si meriterebbe di peggio. E se vedesse la zia, non parlerebbe così. Ieri mattina alle 6, donna Bianca mi ha fatto chiamare. Ah. E che le ha detto? Mi ha chiesto consiglio. Lei, don Ludovico, non sapeva... Non voglio farmi più bestia di quanto non sia. Avevo intuito. E il suo consiglio, don Ludovico? Donna Bianca non ne aveva bisogno. La sua decisione l'aveva già presa. Voleva solo sapere se mi sembrasse buona. E lei? L'ho approvata. Doveva. Deve sacrificarsi per ridare la pace a quel ragazzo. Sarà utile il sacrificio di quella poveretta. Lo spero. Dio mi perdoni, ma lo confesso. Io non mi sento di condannare quel ragazzo. Istintivamente tutte le mie simpatie sono per lui. Su, per carità, signor Decio. Forse con lui avremmo dovuto negare. Negare. Purtroppo ci sono realtà di fronte alle quali non lo si può neppure tentare.
Ma insomma, mi dica, donna Bianca aveva già deciso da sé anche che io accompagnassi Giulio? Assolutamente no. Sono stato io a suggerirglielo. Non era forse quello che anche lei, signor Piccardi, voleva? Sì. Grazie, don Ludovico. Anche se il pensiero di lasciarla sola. No, nessun dubbio su questo. Andandosene con Giulio è una forza che lei le lascia. La forza di aspettare. Ma laggiù lei deve compiere qualcosa di utile. Indurre Giulio a tornare e a ritornare rassegnato e silenzioso. Convincerlo che se c'è un segreto nella sua esistenza non è disonorevole per lui, ma che disonorevole sarebbe il rivelarlo o anche soltanto il mostrare di conoscerlo. Adesso lo tenta il desiderio di gridare alla gente. Io so, non me ne vanto, ma non voglio essere irriso, appunto perché so e me ne vergogno. Di questo bisogna guarirlo. E che egli ritorni cosciente che ogni uomo è figlio della donna che l'ha concepito e l'ha messo alla luce dolorando. La madre soltanto è sacra e nessun figlio ha il diritto di giudicarla, di assolverla o di punirla. Non so se quello che ho detto sia precisamente da prete cattolico, ma non importa. E non le sarà difficile aggregarsi alla spedizione? Per nulla. Tanto più che spenderò del mio. Anzi, darò anche un contributo personale all'impresa di Galvani Scotti. In fondo, è anche un investimento. E qui nessuna opposizione, nessuna sorpresa. Ippolito? Sì. Nessuno. Eppure lui sa? Oh, sì. E non una parola mai, né con sua moglie, né con lei, né allora, né poi. Mai. Vigliaccheria. No, non è un eroe, ma si è battuto. Per una ballerina. Allora, interesse. No, è ricco quanto sua moglie. Forse è soltanto amore del quieto vivere. È un gaudente. Per un capriccio ha sposato donna Bianca che era ancora una bambina. 6 mesi dopo ne era stufo. E tutte le donne gli piacevano. Ciò che è avvenuto gli ha reso implicitamente la sua libertà, senza scosse, senza noie. E la sua coscienza, che è alquanto elastica, stabilì un patto tacito. Altrimenti ci saremmo ribellati. Ma tacitamente l'accettaste? Penosamente. Del resto le leggi scritte. E le leggi morali. Cosa ci avrebbero permesso di meglio? Com'è complicata la vita. Una porta chiusa. Don Ludovico, una porta chiusa. Già tutto pronto. Sì, donna Bianca. Lei va a Milano a salutare il suo giovane amico? Sì. Ebbene, io vorrei... Mi ha capito. Perfettamente, crede che non ci avessi pensato. A lui. A lui, mi affidi al suo amico e che mi scriva, che mi telegrafi, se si può. Ecco, qui c'è del denaro, glielo dia. Ma no, non occorre. Ma sì, sì, per la sua missione. E per me.
Non ha fiducia in me. Anche in me. Non lo so. Lei se ne va. Sono io che rimango. Sola. Vuole che resti? No. Eccomi qua. Decio, è tutto pronto? Ah, ma sei qui. Tu non sai quanto coraggio mi ci vuole per lasciarti. Sono 2 giorni e 2 notti che non faccio che pensare. Vado, rimango. Sì, mi pare che debba andare, ma dimmi tu, mamma, siamo ancora in tempo. Ma che dici? Tu devi, per il tuo bene. Però, capiscimi, almeno tu. Non è perché tu te ne vai che io mi sento angosciata. È il perché te ne vai. Mamma. Quel perché sussisterebbe sempre, anche se tu non partissi. È nato con te. Non morirà che con te. Se la mia morte potesse liberarti. Taci, mamma. Dimmi che mi perdoni. Ci sei pazza? No, dimmi che mi perdoni e dimmi che mi vuoi bene ancora. Dimmelo, dimmelo anche se non è vero. Se non è vero, nel mio cuore non ci sei che tu. E non ci sarà mai nessuno all'infuori di te. Che tu sia benedetto. Sì, da te. E benedetto l'amore che mi ha generato se ti ha dato una gioia. Tutto il resto non conta, non esiste, non è mai stato. Vedi, prendila come se io avessi avuto una malattia. Io corresse qualche mese di convalescenza. Ecco, nella nostra vita non è che una parentesi. Pensa, andiamo a fondare una colonia e quando tutto sarà sistemato, io verrò a prenderti, eh? È un sogno. Ma sì, sogniamo. È bello sognare. Verrò anch'io laggiù, eh? E porterai Mariolina. Di la verità, progettavi di darmela in moglie. Beh, chissà. No, ma se a te non dice niente, Mariolina... Adesso... Ma fra qualche anno, chissà. Brava mamma, voglio vederti sempre così. Oh, che bel sogno. Che bel sogno. Vivere laggiù con te. Adesso va, Giulio. Mi dai troppa gioia. Vai, vai, è tardi. Non voglio che tu corri troppo. Don Ludovico morirebbe di paura. Sì, è tardi. Mamma cara, mamma bella, mamma mia, 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 tutta mia, mia, mia. Coraggio, donna Bianca. È questo il momento più penoso da superare. Quando Giulio sarà lontano, il ritroverà quella calma che dà la convinzione di aver compiuto un dovere. Fosse così. Ma non è il compimento di un dovere il mio. È il principio dell'espiazione. La punizione arriva sempre e soltanto per noi, povere donne. Amica mia, non cerchi nelle leggi morali ciò che è il prodotto delle leggi umane. Se allora lei avesse potuto rompere un legame indegno di lei, si sarebbe unita a me e nostro figlio sarebbe nostro figlio. Stia zitto. La prego, non parli. Oggi lei non ha il diritto di parlare perché lei non soffre. Le vittime siamo noi donne, sempre noi le sacrificate. Giulio è mio, è soltanto mio. E sono io però che devo rinunciare a lui. A lei rimane suo figlio e a me no. Com'è ingiusta la vita.
Com'è terribile per noi. Ma dov'è il nostro viaggiatore? Il nostro esploratore? L'automobile è pronta. Donna Bianca, appena torno verrò da lei. Grazie. Addio, dunque. Che? Ti accompagno all'automobile? Già non rei grosa a dirmi, ma... Anfè, sono contento della tua risoluzione. Non mi dispiace che tu faccia qualcosa di più e di meglio di me. Però giudizio e prudenza. Sta certo. Ho da parlarti seriamente. Al tuo ritorno dagli altri viaggi con Giulio, non hai mai voluto essere rimborsato. Ippolito, un regalo a mio giovane amico. Tu stesso poi me l'hai consentito. Infatti, ma Giulio era un ragazzo. Stavolta le cose sono cambiate, lo capisci da te. Per cui patti chiari, due casse separate. Bianca ed io provvederemo a tutte le spese di Giulio. Les bons cons font les bons amis. Intesi? Intesi. Sai, sicuramente questa tua improvvisa partenza con Giulio susciterà commenti come non mai. No, ma io ho sempre avuto per sistema di non curarmi del prossimo. Quello che so è che in tua compagnia Giulio non potrà tralignare dal solco che gli abbiamo tracciato. E questo rende più tranquillo anche me, Decio. Grazie per quello che fai. Ti prego. No, no, ti parlo a cœur ouvert. La tua, sai, è una gran prova d'amicizia. E pensare che tanta gente si arrabatta perché si è sancito il diritto alla ricerca della paternità. Padre, padre, le porto io la valigia. No, questa non la cedo. È un cimelio. No. Vai, Giulio mio, vai.
Io non ti accompagno perché non posso. Rimango qua. Tornerò presto. Sì. Sì. Scrivi subito, telegrafa. Ma non l'ha detto che a lei? Ah, già. Lei è il suo confidente. Ma davvero, donna Bianca? Sì, ma non subito. Non sarà per quest'inverno. E verresti a stare qui sempre, senza muoverti più. E Giulio? E zio Ippolito? Ma zio Ippolito non ha bisogno di me, può benissimo vivere da solo a Milano. Ma Giulio? Mariolina, sei curiosa. Scusa, zia, ma è un progetto terribile. Terribile? Ma sì, per una ragazzina come me che vive sola con la nonna. Se mi manchi tu a Milano, bella vita sarà la mia. A meno che la nonna non faccia come te. E allora anch'io. Quassù per sempre. Che
Che allegria. Ma via, via, via. La nonna d'inverno non lascerebbe la sua casa di Milano neanche per un regno. Ma allora? E allora, se non avrai nessuno per condurti a tennis, a teatro, ai balli, ti rimarrà il tuo vecchio amico Decio. Un vecchio amico troppo giovane. Vuoi scherzare, Mariolina? Ho 30 anni più di te. Quanti ne hai? 17? Eh sì, quasi 30 anni. Ma lei ha la disgrazia di non dimostrarli. Ah, sarei un cavaliere compromettente? Allora sai cosa faccio? Ti sposo. Che ne dici di questa idea? Che vale quella della zia. Viva la sincerità. Il telefono. Questa è la nonna. Sei tu? Nonna! Sì, sono Mariolina. Chi c'è? Nessuno, il curato. E naturalmente Decio. Decio! Sì, ora domando. Zia, la nonna domanda se mi fai accompagnare o se deve mandare la charrette. Ma non lo so, lei Decio esce? No, donna Bianca. E poi mi rifiuto di accompagnare Mariolina. Non mi vuole né come cavaliere né come promesso sposo. Ippolito, tu esci. Ma sì, facevo conto di salire dalla contessa Bice per fare un bridge. Mariolina, non è questo. Però non ricordo il titolo. Ci sono tante cose di Schumann senza titolo. Che rabbia! Qual è? Domani a Milano compro da Ricordi tutti i valzer di Schumann. Vai a Milano domani? Sì, mamma. Te li faccio spedire subito, così lo cercherai. Allora domani non ritorno. No, mamma. Ed io senza di te, cugino bello. Come farò a trovare il tuo valzer senza titolo? Se lo indovini, cuginetta bella, quando torno ti faccio un regalo. Che cosa? Ci penserò. Io quando voglio fare un regalo so anche che cosa voglio regalare. E io no, manco di fantasia. No, tu manchi di cuore. Che parolone. Bisticciate. Giulio è sempre più insopportabile. Tu non lo sopportare. Vuoi bere, mamma? Sì. Sa che a Milano Ippolito passa per essere uno dei più forti a carambola. Al club non lo batte nessuno. Don Ludovico, lei è abbastanza forte adesso. Da domani metteremo una posta. Purché sia modesta, da povero prete di campagna. E bien, io giocherò denaro e lei delle indulgenze per l'anima mia. E così se perde non ci rimetto. Sarà? Signor Ippolito, lei scherza? Sì, mio marito scherza. E non ha sempre lo scherzo felice. Lo perdoni. Mariolina, perché non offri qualcosa da bere a Don Ludovico?
Ippolito la pipa, ti prego. Scusa, mi credevo. Con la finestra spalancata. Perché non si siede, don Ludovico? E il bambino del tiraboschi come va? Fuori pericolo, donna Bianca. Ad ogni modo, lo farò visitare dal dottor Borciani, che deve venire a trovarmi. Come sei buona, zia. Sì. I 4 mesi che rimane qui in campagna non ci sono più sofferenze. Ah, se tua zia fosse qui anche d'inverno. L'inverno è duro. Ma la zia provvede anche quando non è qui? Oh, se provvede. Ma il denaro non basta sempre. E la sua presenza, donna Bianca, talvolta è meglio del denaro. Allora, se è vero che lei mi vorrebbe qui anche d'inverno, si rallegri. Chi lo sa? Oh, zia, che dici? Ha sentito? Ho sentito. E non si meraviglia? Donna Bianca ha quest'idea da un po' di tempo. C'è del caffè? Ah, va bene, don Ludovico. Lei sta diventando un asso. Oh, lei mi fa troppo onore. Ah, male. Sono giù di mano. Mi appassati. Vuoi vedere, zio Ippolito, che don Ludovico ti fa cappotto? Ho proprio paura. Sei charmant. Sei charmant. Giulio. Che cosa vai a fare a Milano? Piccole faccende. Il sarto, una commissione per la nonna. E non puoi ritornare per l'ora del pranzo? Ne approfitto per prendere una boccata d'aria. Ah, a Milano? Ma sì, di settembre è magnifica. Certo più di Varese. Ci sono meno milanesi. E il cova è pieno di inglesine. Allora torni sabato. O domenica? Ma come, non mi dicevi niente? Ma sì che te lo dicevo! Questa sorella più grande è così gelosa e così paurosa che a un ragazzo di 20 anni lo considera ancora un bamboccio e si stupisce se dopo un mese che sta qui, buono buono, con lei, col papà, con l'amico Decio e tutto il noioso parentame sparso nei dintorni. E il curato, che viene la sera a giocare a carambola, si stupisce se va per qualche giorno a Milano. Di' la verità, vuoi che ti chieda il permesso? È così? Allora te lo chiedo. Mammina, mi permetti di andare a Milano? Sì. Grazie. Ti porterò dei marron glacé. Sei un tesoro. Se non faccio partita adesso, non tocco più una stecca. Farmi battere da un novizio. Sarebbe rigolo.
Lucio Galvani Scotti a Milano, vero? Come lo sai? Dal giornale. Non l'ho letto. Però lo sai? Sì, mi ha scritto. Ah. È per questo che puoi andare a Milano, vero? Anche per questo. No. No, 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 vero Giulio? Dimmi di no. No. Era una grazia che ti avevo chiesto. Me l'hai negata, non se ne parla più. Giulio! Ma no, mamma, te l'ho detto, non se ne parla più. Non sono più un ragazzo e tu vuoi che lo sia ancora. Volevo staccarmi da questa vita stupida e odiosa. Giulio! Ma sì, odiosa, meschina, cretina. Non hai voluto, va bene. Adesso di che cosa hai paura? Che sono d'accordo con Lucio, che vado a Milano per scappare con lui. Giulio! Ti ho dato la mia parola, sta tranquilla, per ora. Ho 20 anni, devo obbedirti. Riparleremo fra un anno. Sei crudele. O lo sei tu con me. E 50. Zio Ippolito ha vinto. Come sempre. Merci. Lei, Don Ludovico, ha perso con tutti gli onori.